Buongiorno ragazze e buongiorno ragazzi e bentornati alla nostra rubrica di consigli di lettura. Il romanzo che voglio consigliarvi oggi si intitola Scintilla. Lo consiglio alle ragazze e ragazzi che amano le storie che parlano di famiglia, di relazioni, di affetti, ma che cercano anche un pizzico di mistero e magari un po' di magia, e anche a tutti i lettori e le lettrici che amano molto le illustrazioni. Infatti, in questo libro le illustrazioni hanno un posto molto importante. Questa storia piacerà anche a tutti i lettori e le lettrici che riescono magari facilmente a immedesimarsi con dei personaggi un po' pensierosi. E così pensieroso e un po' solitario è Antonio, un ragazzino che vive in una grande casa, la storia è ambientata in estate, e Antonio passa molto tempo davanti a un camino spento, se ne sta spesso da solo in attesa che sua madre torni a casa. Sua madre è lontana perché è un attivista ed è via per proteggere la natura, per dedicarsi a delle attività che servono a salvaguardare l'ambiente. Antonio sente la sua mancanza e durante queste lunghe ore estive, ad un certo punto arriva a fargli compagnia Scintilla, una misteriosa bambina dai capelli rossi che scende letteralmente giù dal camino. Ma chi è Scintilla? Perché soltanto Antonio può vederla? Eppure lei gli spiega molto chiaramente di non essere un fantasma. Da dove viene e come fa a portargli i messaggi da parte di sua madre? Beh, tutto questo è quello che appunto ci viene raccontato in questa storia, in parte attraverso le parole e in parte attraverso le bellissime illustrazioni che raccontano proprio tutta una serie di scene della storia. Bene. Io spero che questa storia vi abbia incuriosito. Prima di salutarvi, vi ricordo che collegata a questo titolo troverete una mappa e questa mappa vi consentirà di scoprire tante altre storie. E adesso non mi resta che augurarvi buona lettura.